Ma secondo me il governo nel suo insieme sconta il fatto di aver semplicemente rimosso il problema dei migranti, che, come dire, da un certo punto di vista giustamente, perché le priorità sono molto diverse in questo paese. È bizzarro che adesso si dica che i contagi arrivano dalle navi, quando abbiamo visto che i contagi arrivano dal rifiuto di alcune regioni e soprattutto di alcuni privati di applicare le regole. Il caso di Briatore, di cui si parla da giorni, è la storia della Sardegna che non riesce a far rispettare neanche le regole più basilari in locali pieni di italiani ricchi che si contagiano e che poi portano il contagio in giro. Quindi, prima di preoccuparsi di quelli che arrivano sulle navi, non certo per turismo e non certo per divertirsi, diciamo, ci sarebbero delle altre urgenze. Detto questo, il governo ha pensato che, come dire, semplicemente anteporre altre priorità più urgenti fosse sufficiente, mentre non ha davvero smontato i pilastri dell'assurda politica del governo precedente, di cui alcuni ministri erano parte, come i decreti sicurezza, che non hanno aumentato in alcun modo la sicurezza, ma hanno solo aumentato il caos. E in questo Musumeci si conferma in perfetta continuità con la Lega di Salvini e forse da questa, come dire, ispirato in una fase preelettorale in cui la Lega non aveva nessun argomento da usare, visto che non c'era più l'emergenza migranti, tra mille virgolette. Ecco, quindi Musumeci applica la regola Salvini, cioè se c'è un problema complesso da gestire, come possiamo renderlo ancora più evidente senza offrire alcuna soluzione, ma drammatizzandolo in maniera da guadagnare un po' di voti scaricando la responsabilità su qualcun altro? Ecco, lui ha fatto questo e Molteni subito torna agli antichi amori, per cui quelli sulle navi sono immediatamente clandestini, che è una classificazione, diciamo, non soltanto imprecisa, ma scorretta, perché nel migliore dei casi sono richiedenti asilo, non, il diritto internazionale non li classifica come clandestini, ma questa è stata la regola del governo, che a mio parere ha commesso un altro errore, cioè il proseguire la stessa politica verso la Libia, che era stata seguita in fasi in cui la situazione sul terreno era completamente diversa. È abbastanza assurdo, cioè nel momento in cui l'Italia ha perso ogni influenza sul governo Sarraj, continuare a finanziare la Guardia Costiera libica in nome della Realpolitik, cioè di dire sì, certo, magari ogni tanto sparano sui migranti, magari ogni tanto sono complici dei trafficanti, ma non abbiamo alternative, è una visione un po' miope perché noi continuiamo a finanziare persone che ci creano problemi invece che cercare soluzioni alternative per risolverli. Infatti Faraone da questo punto.